Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sulla vicenda dei licenziamenti previsti alla Brioni. Al via ieri in Confindustria a Pescara il tavolo fra sindacati e proprietà per cercare di limitare la decisione dell'azienda di licenziare 320 lavoratori e dunque avere un impatto meno violento sulla sfera socio-economica di tutta l'area Vestina e della provincia di Pescara. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. La vicenda Brioni entra nel vivo. Dopo l'annuncio con il quale l'azienda ha comunicato 320 prossimi tagli tra le maestranze, a Penne, sede storica del marchio, la notizia era nell'aria già da un po'. Ieri pomeriggio le sigle sindacali, unitamente alle RSU, hanno incontrato di nuovo la proprietà presso la sede di Confindustria a Pescara per il primo tavolo di confronto. Filtemp CGIL, FEMCA CISL e Wiltech UIL hanno espresso il loro pensiero attraverso un comunicato stampa congiunto. È necessario e strategico, dicono, valutare il nuovo piano industriale nella sua complessità, cercando soluzioni alternative all'annunciata riduzione del personale attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali disponibili, la riqualificazione del personale e utilizzando anche il fondo Nuove competenze e il sostegno delle istituzioni regionali in una logica di condivisione con l'azienda per evitare azioni unilaterali da parte di quest'ultima. Ricordiamo che le difficoltà dell'azienda partono già dal 2016 ed il prezzo pagato dai lavoratori finora è stato notevole tra riduzione salariale e licenziamenti. L'appello delle sigle sindacali è un invito a tutti i soggetti presenti al tavolo ministeriale a partecipare fattivamente per cercare una soluzione che impatti il meno possibile sui dipendenti e di conseguenza su tutto il territorio vestino. Sulla vicenda è intervenuta anche la Regione Abruzzo, tramite l'assessore con delega alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale. La Regione è pronta a fare la sua parte nell'avvertenza Brioni. Ero presente al tavolo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dopo ho potuto verificare dalla viva voce dei vertici la linea che intende adottare il marchio di alta moda sul fronte della produzione. È ancora presto per fare valutazioni sullo stato della vertenza, anche se la nota ufficiale dell'azienda conferma il taglio occupazionale. Metteremo in campo ogni azione necessaria, conclude l'assessore, e siamo pronti ad attivare iniziative istituzionali che siano in grado di farci capire quali possibilità di negoziazione ci sono con l'azienda. E adesso la cronaca che ci porta a Pescara. Un vasto incendio si è sviluppato all'alba di questa mattina, poco prima delle 5:30, all'interno dello stabilimento balneare Tortuga, lungo la riviera nord, al confine fra Pescara e Montesilvano. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 9 mezzi e una quindicina di uomini. Ancora incerte le cause del rogo, sulle quali sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Montesilvano e degli stessi vigili del fuoco. Ingenti i danni, come vedete, alla struttura, con le fiamme che hanno divorato soprattutto la parte del locale prospiciente la spiaggia. Infatti l'allarme è stato lanciato da un peschereccio che ha avvistato il fumo e le fiamme proprio dal mare. Il Tortuga ha avuto in questi anni una storia molto tormentata ed è stato oggetto di sequestri richiesti dalla Procura di Pescara e da quella di Chieti per alcune vicende giudiziarie. Inoltre, per uno strano e terribile scherzo del destino, il rogo di questa mattina arriva proprio nel giorno dei funerali del gestore del Tortuga, Ivan Vaccaro, scomparso all'età di 30 anni a causa di un male incurabile. Andiamo avanti con la cronaca. Occupa una superficie di oltre 10.000 metri quadrati nel comune di Corropoli, l'area sulla quale i finanzieri della sezione aerea di Pescara e della tenenza di Nereto hanno trovato stoccate 3.500 tonnellate di materiale ferroso gestito in maniera illecita e ben oltre la capacità aziendale, inoltre in buona parte senza tracciabilità documentale, secondo i riscontri delle fiamme gialle. Il materiale, secondo una prima stima, avrebbe un valore attorno ai 2,2 milioni di euro ed è stato posto sotto sequestro assieme all'intera area aziendale. L'amministratore unico della società di trattamento e recupero rifiuti, oggetto dell'accertamento, è stato denunciato per il traffico illecito di rifiuti e per gestione di rifiuti non autorizzata, nonché per altre violazioni in materia di normativa ambientale.
E ancora la cronaca con una intera famiglia di Tollo, moglie, marito e 3 figli minori, la più piccola 1 anno, mentre i 2 maschietti hanno 11 e 13 anni, ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti a causa di una intossicazione da monossido di carbonio che si è sviluppato dalla caldaia. Il capofamiglia, 40 anni, è ricoverato in prognosi riservata e sarà trasferito a Iesi per il trattamento nella camera iperbarica, mentre gli altri componenti della famiglia non sembrano in gravi condizioni. Le cause dell'intossicazione sembrano riconducibili alla canna fumaria intasata da un nido di piccione. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che i vigili del fuoco. E adesso proseguiamo il nostro telegiornale con la politica. I consiglieri regionali e comunali del PD di Pescara oggi in conferenza stampa hanno criticato le politiche sulle periferie portate avanti dal centrodestra, in particolare la riqualificazione del quartiere Rancitelli del capoluogo adriatico. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Blasioli, oggi in conferenza stampa avete parlato, avete criticato la politica del centrodestra a Pescara per quanto concerne le periferie, parlando di cifre che riguardano la riqualificazione soprattutto del quartiere Rancitelli. Cos'è che non vi quadra? Ma intanto sul ferro di cavallo e l'abbattimento del ferro di cavallo di Pescara è un grande bluff da parte del centrodestra pescarese e regionale. Quante volte avete sentito in conferenza stampa e sugli annunci dei giornali partiremo ad agosto, partiremo senza spendere un solo euro, facendo affidamento ai fondi dell'eco bonus e del sisma bonus? Tutto falso. La progettazione non c'è ancora. E con una delibera dell'ATAR del 9 di aprile, quindi di qualche giorno fa, hanno definitivamente abbandonato questa strada. Il progetto di abbattimento del ferro di cavallo andrà avanti solo con i fondi di Via Lago di Borgiano, arrivati grazie alla giunta regionale di D'Alfonso, quindi del centro-sinistra, per l'abbattimento di quei 3 palazzi di Via Lago di Borgiano, ma questo significa rinunciare a 148 appartamenti sulla città di Pescara di edilizia residenziale pubblica, con tantissime famiglie che aspettano un'esigenza sociale, quella della casa, e sarà sempre più avvertita anche dopo questa pandemia, e rinunciando a 7.886.000 euro di investimenti che invece precedentemente erano stati utilizzati, messi in programma con una delibera dall'ATER per realizzare altre palazzine alle Gescal, nel quartiere 3, in via San Francesco, e l'acquisto di altri palazzi per circa 1.800.000 euro. Salta tutto. Andranno a terra le 3 palazzine di Via Lago di Borgiano con questi fondi CIPE, andranno a terra con tempi molto più allungati perché non si è trovata nessuna sistemazione alle famiglie che sono nel frattempo al ferro di cavallo, andranno a terra anche i 120 appartamenti del ferro di cavallo, ma non verrà ricostruito assolutamente nulla se non 56 appartamenti. Un attacco feroce all'edilizia residenziale pubblica, a questo settore sociale importante nella città di Pescara, è molto importante, forse più importante a Pescara che in tutta la regione Abruzzo, ma soprattutto un fallimento per l'utilizzo dei fondi dell'eco bonus e del sisma bonus. Si chiama E Rinascimento, Io Riparto, l'iniziativa presentata questa mattina nella sede della Camera di Commercio a Pescara. Vediamo di più nel servizio. Io Riparto Live Lab, l'iniziativa presentata oggi in Camera di Commercio a Pescara, un'iniziativa che va nella direzione della digitalizzazione. Vogliamo spiegare questo evento, come nasce? Intanto nasce da una proficua collaborazione e approfitto per ringraziarne con la Camera di Commercio di Chieti Pescara, che ha appoggiato l'iniziativa della nostra associazione di promozione sociale, dal nome appunto Io Riparto. È un'iniziativa che abbiamo cominciato nel 2020, è quella di raccontare le best practice, è quella di raccontare cosa succede nel mondo del digitale, nel mondo dell'innovazione tecnologica. Nel 2020 abbiamo fatto 5 puntate, quest'anno ne faremo 4 dedicate a 4 temi, a grandi temi che sono la formazione, le aziende, le competenze e i cittadini, e le facciamo attraverso un evento in streaming e non solo, perché ci sarà la possibilità di iscriversi a una piattaforma, e all'interno di questa
piattaforma, avere tutta una serie di attività che si concretizzeranno di fatto nel poter interloquire con i nostri ospiti in maniera diretta, quindi porgli le domande direttamente e parlare con loro. L'iniziativa, quella presentata questa mattina, pienamente condivisa dalla Camera di Commercio Pescara Chieti? Sì, assolutamente, perché va nell'ottica di continuare a diffondere il tema della digitalizzazione non soltanto verso l'impresa ma verso la comunità territoriale. Dobbiamo segnalare che proprio è il Paese che è in ritardo da questo punto di vista, in questo cambiamento epocale, perché l'indice DESI, che è l'indice a livello europeo della digitalizzazione, a livello sia economico che sociale, pone l'Italia al quart'ultimo posto, al 25esimo posto, quindi su questo c'è molto da lavorare. Siamo addirittura all'ultimo posto per quanto riguarda le competenze digitali e ci siamo accorti proprio in questo anno così drammatico quanto sia importante avere una pubblica amministrazione che è in grado di dialogare con i cittadini a livello informatico, online, proprio per le difficoltà che abbiamo avuto in questo anno a andare negli uffici. Chiaramente dobbiamo lavorare per superare quell'approccio fisico a cui tutti noi siamo abituati, ma che ormai abbiamo visto. Questo periodo ci ha imposto di superare, sicuramente da questo punto di vista abbiamo visto che abbiamo fatto tutti un certo passo avanti, però c'è ancora molto da lavorare. Abbiamo i punti imprese digitali, il PID, che ha lavorato tantissimo in questo anno proprio da questo punto di vista, sensibilizzare, informare, formare i giovani e le imprese. Abbiamo visto che le nostre attività sono sempre più partecipate, c'è quindi una grande voglia di imparare e di fare quel salto di qualità che è sempre più necessario in questo mondo. Adesso una notizia che riguarda le vaccinazioni in provincia di Teramo. Partirà lunedì nel territorio di competenza della ASL la vaccinazione della fascia di popolazione che va dai 70 ai 79 anni. Per prenotarsi i cittadini potranno usare il portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it inserendo codice fiscale e tessera sanitaria. In alternativa si possono rivolgere ai 630 portalettere in servizio nella nostra regione che hanno a disposizione dei palmari per effettuare le prenotazioni, oppure chiamare il numero verde 800 00 9966 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o in alternativa utilizzare i 270 sportelli Postamat di Poste Italiane. I centri vaccinali sono a Teramo, dove tra l'altro da lunedì partirà anche il lab vaccinale dell'università con l'inaugurazione alla presenza del ministro della Salute Speranza, poi c'è Giulianova, Colonnella, Atri e infine Montefino. E ci spostiamo a Chieti, novità per i possessori di cani, l'ecosportello di Formula Ambiente distribuirà sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, vediamo di più nel servizio. Un aiuto nel momento del bisogno. Assessore Chiara Zappalorto, dall'ambiente alla transizione ecologica, che cosa comincia a Chieti per i piccoli animali d'affezione, piccoli e grandi? La questione delle deiezioni canine è sempre stato un po' un problema annoso, ma credo non solo nella nostra città, un po' in tutte le città. Il monitoraggio del territorio affidato anche alla Polizia Municipale è costante, ovviamente non è possibile coprire in maniera puntuale sempre ogni luogo della città e quindi noi abbiamo voluto dare uno strumento in più insieme a Formula Ambiente ai proprietari dei cani per come dire, andare incontro a quello che deve essere ogni giorno di più il decoro urbano, quindi presso i punti di Formula Ambiente qui in Piazza Malta dove siamo oggi e in via Terno sarà possibile ricevere dei sacchetti gratuiti presentando la carta d'identità del cane proprio per favorire la raccolta delle deiezioni canine e in questo abbiamo fatto un lavoro anche di ulteriore redistribuzione dei cestini su tutto il territorio, chiaramente concentrandoci sulle zone che sono maggiormente
zone di passeggio con i cani, proprio per aiutare ogni giorno il decoro urbano. Quindi il mio ringraziamento va alla Polizia Municipale, che ogni giorno è accanto a noi nel monitoraggio del territorio, e a Formula Ambiente, che in questa cosa ci aiuterà appunto nella distribuzione dei sacchetti nel decoro quotidiano della città. E noi adesso passiamo allo sport, partiamo dal calcio di B. La ASL è orientata a fermare le gare e gli allenamenti del Pescara. Le gare chiaramente sarebbero le prossime tre di campionato dei biancazzurri. Ad ore dovrebbe arrivare la decisione ufficiale, che quindi potrebbe far saltare sia il match interno di sabato con la Virtus Entella che quelli con Cosenza e Reggiana, rispettivamente il 20 e il 24 di aprile. Ufficialmente sono 8 i positivi al Covid, 7 calciatori e un membro dello staff del Pescara. Domani mattina, ad ogni modo, ci sarà un altro giro di tamponi per tutto il gruppo, che nel frattempo non si è allenato questa mattina e non lo farà neppure oggi pomeriggio. E noi andiamo avanti con lo sport, adesso la Serie C. Il difensore del Teramo, Selim Diakité, è in dubbio per la partita di domenica col Bisceglie a causa di una fastidiosa pubalgia. Il giocatore parla dell'interessamento del Napoli durante la finestra di mercato invernale e del momento non proprio positivo che sta vivendo la sua squadra. Sentiamolo. Ho parlato molto di te. Come hai vissuto quei giorni in cui sei stato messo fuori squadra e come hai vissuto l'interesse del Napoli a gennaio? È vero che quando il Napoli si interessa a te ti fa piacere, questa è la verità. Ma io sono stato tranquillo, veramente sono stato tranquillissimo. Mi sono allenato fuori da solo con il preparatore fisico, ho aspettato di rientrare in gruppo. Sì, siamo in difficoltà perché abbiamo perso 5 partite in 5 partite. Siamo in difficoltà. Non ti posso dire che non siamo in difficoltà, se lo vediamo tutto, ma in crisi no, perché dobbiamo stare in crisi? Perché io non vedo perché dobbiamo stare in crisi, dobbiamo solo lavorare, andare in campo e fare il nostro. Perché siamo ottavi, giusto? Ottavi, giusto? Non è che siamo sotto classifica, avete capito? Per me dobbiamo andare, prendi 9 punti, se possiamo prendere 9 punti sulle ultime 3 partite, li prendiamo. Poi arriviamo ai playoff e un altro campionato. Per me è questo, non c'è crisi, non dobbiamo parlare di crisi, difficoltà sì, perché siamo qua, abbiamo perso 4 partite dentro le ultime 5, dobbiamo dire che siamo in difficoltà, ma crisi non accetto questo, perché crisi è come avere mollato, non trovi la soluzione, non abbiamo mollato, non è oggi che molliamo. Adesso apriamo una finestra sulle partite del turno infrasettimanale di Serie D che si è giocato ieri pomeriggio. Vittoria schiacciante per il Notaresco nel derby interno con il Castelnuovo Vomano. La formazione di Epifani si è imposta per 3-0. Vediamo il servizio. Sorride il Notaresco che batte il Castelnuovo per 3-0 e fa suo il derby del Vomano. Tra i rossoblu esordio stagionale per Buonavoglia, che sostituisce l'assente Banegas. Tra i neroverdi Emili agisce da falso 9 per sopperire all'assenza di Fagioli. A provare ad aprire la contesa il Castelnuovo con una punizione di Loviso dalla distanza, ma la conclusione verso la porta di Sciba non sortisce gli effetti sperati. Difficoltà iniziali per il Notaresco, che non riesce ad aprire le maglie difensive della formazione
formazione nero-verde, il Castelnuovo in costante proiezione offensiva però non riesce a creare pericoli dalle parti del portiere del Notaresco. La contesa si fa più godibile dopo la mezz'ora quando è il Notaresco a passare in vantaggio. Palumbo entra in area di rigore e dopo aver superato Terrenzio va giù. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e concede il penalty tra le accese proteste nero-verdi. L'esecuzione è affidata a Dolcese che spiazza Natale mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. La reazione del Castelnuovo arriva nel giro di pochi minuti con Sanseverino che in area di rigore prova la conclusione in porta con la punta del piede, sfera indirizzata nel 7 ma è superlativa la risposta di Sciba che mette in corner. Opaca la prova del Notaresco in questi primi 45 minuti ma la formazione di Massimo Epifani oggi fa del cinismo l'arma vincente, al 45esimo raddoppia. Sempre Palumbo, oggi sugli scudi, dal lato corto dell'area di rigore serve un pallone velenoso sul secondo palo dove per l'appostato Speranza, rimasto in avanti dopo un'azione d'angolo e gioco da ragazzi, mettere in rete. Ad inizio ripresa Di Fabio prova a scuotere i suoi mandando in campo Cellucci e D'Ignazio in luogo di Basilico e Morganti, ma i risultati non cambiano perché la formazione ospite, seppur avendo un maggior possesso palla, non riesce ad impensierire la retroguardia notareschina, come al 28esimo quando Croce prova una conclusione dall'alto coefficiente di difficoltà con la sfera che termina al lato. Stessa sorte per la conclusione di Emili qualche minuto più tardi. Loviso e compagni non attraversano il loro momento migliore della stagione e la conferma arriva al 35esimo quando Di Ruocco dal limite dell'area di rigore fa tremare l'incrocio dei pali della porta difesa da Sciba. Poi sul capovolgimento di fronte Bana se ne va sul settore di destra, serve la sfera a Mancini che dal centro dell'area di rigore non fallisce il gol del 3-0. Il Castelnuovo le prova tutte ma non riesce a scardinare la retroguardia rosso-blu. Al triplice fischio finale gioia Notaresco che fa su il derby e accorcia sul campo basso portandosi a sole due lunghezze dai molisani con le stesse partite da recuperare, mentre per la squadra di Guido Di Fabio ora sarà fondamentale tornare alla vittoria contro la Cinzia Albalonga per non vanificare il sogno playoff. Proseguiamo adesso sempre con la Serie D, botta e risposta nel secondo tempo fra Cinzia Albalonga e Pineto nel vantaggio dei laziali, prima il vantaggio dei laziali con Gagliardini, poi la risposta di Minincleri. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Un punto per dare continuità alla risalita in classifica, ma in casa Pineto alla soddisfazione per essere usciti imbattuti dal campo della forte Cinzia Albalonga fa da contraltare il rammarico per una gara giocata meglio e che per le occasioni create avrebbe meritato di vincere prima di dover evitare la beffa nel finale grazie al guizzo di Minincleri. Ancora un po' di turnover da parte del tecnico pinetese Pomante che lascia in panchina Minincleri, Bertolo e Della Quercia, ripropone Capitan Pepe e Romano e lancia dal primo minuto Pierpaoli e Sernaz che appara sia affida la coppia Cardella e D'Agostino. L'avvio pinetese è dirompente e chiuso il primo giro di lancette trema più volte la porta di Santilli. Sernaz lancia Romano che impegna l'estremo difensore della Cinzia. Raccoglie Sernaz e spara botta sicura. Gagliardini salva sulla riga tra le proteste della panchina pinetese. L'azione prosegue e Mastri Polito conclude al lato dalla distanza. Avvio ispirato di Sernaz che dopo un paio di minuti calcia dal limite sopra la traversa. Cinzia Albalonga sorpresa dall'inizio pinetese ma che riesce a prendere le misure all'avversario anche se al 33esimo la squadra di Pomante si fa vedere di nuovo col corner di Minnozzi e il colpo di testa di Mesisca bloccato da Santilli. Proteste del Pineto al 37esimo, Rosania già ammonito, bracca così Minnozzi per Peletti di Crema e solo richiamo verbale e il difensore della Cinzia scampa l'espulsione. Al 40esimo i padroni di casa si rendono pericolosi su azione d'angolo, Gagliardini va ad un soffio dal gol. Ripresa, Pomante opta per un doppio cambio. Dopo pochi minuti, dentro Della Quercia e Minincleri confezioneranno la rete pinetese al posto di Sernaz e Pierpaoli. All'ottavo la punizione di Minnozzi è sorvegliata da Santilli. Replica sempre su azione d'angolo la Cinzia col bomber Cardella che centra l'esterno della rete. È splendida l'azione del Pineto al quarto d'ora. Pallone in verticale per Romano che entra in area ma tira addosso a Santilli che si salva in due tempi. E di nuovo una fase molto positiva per l'11 Adriano. Pepe si spinge in avanti e pennella per Esposito il cui tiro è deviato in corner. Entra anche Mbubà che al 26esimo è servito da Minincleri, affrontato da Santilli va a terra, tutto regolare e palla gol mancata. Nel momento migliore il Pineto viene colpito sugli sviluppi di un calcio piazzato, batti e ribatti e la palla arriva a Gagliardini che viene anticipato in scivolata da Mesisca, il quale però trafigge il proprio portiere Mercorelli per il vantaggio della Cinzia, mentre Pomante e i suoi calciatori lamentano
era un fuorigioco dello stesso Gagliardini. Il Pineto non si abbatte, alla mezz'ora Minnozzi ed Esposito costruiscono un'azione che porta al tiro Mastrippolito, centrale, blocca Santilli. Il pareggio arriva però al 37esimo, il cross è di Della Quercia, sempre più uomo assist, il colpo di testa vincente di Mininkleri per il meritato 1-1. In pieno recupero la Cinzia tenta il colpo di coda, ma Paoli sbroglia una situazione intricata e blinda l'1-1 per un Pineto che soprattutto per la prestazione può guardare con fiducia ai tanti impegni futuri. La Cinzia al Balonga invece perde l'opportunità di distanziare il Castelnuovo, ma resta al terzo posto. Ancora la D, ritorno in campo amaro per la Vastese che cede l'intera posta in palio al Matese che conquista così il 15esimo risultato utile consecutivo ed è quinta in classifica. A 45 giorni di distanza dall'ultima gara giocata, la Vastese paga il lungo periodo di inattività perdendo immeritatamente per 2-1 all'Aragona con il Matese che porta 15 risultati utili consecutivi arrivando a meno 1 dal Castelnuovo. 90 minuti di pressione più o meno costante non sono bastati ai ragazzi del presidente Franco Bolami per guadagnare qualche punto al cospetto di un avversario cinico e spietato. Pronti via e al settimo gli ospiti sono già in gol con il portoghese Abreu che con una conclusione a giro dall'interno dell'area di rigore non lascia scampo a Boccanera. Avvio shock per i padroni di casa che stentano a reagire anche perché irretiti dalla ragnatela costruita dalla squadra campana. Al 19esimo ci prova Obodo dalla distanza per i locali, ma il portiere ospite è attento. Al 23esimo la Vastese chiede il rigore per una sospetta respinta con la mano di un giocatore ospite con il direttore di gara che lascia però proseguire con ampi gesti. Passano 60 secondi e Mamona ci riprova, ma Palombo para. Cresce gradualmente la pressione aragonese con Mamona ancora pericoloso al 27esimo con la palla che questa volta finisce di pochissimo al lato. Attacca la Vastese con i campani che appaiono ora un po' in difficoltà, trovando però al termine del primo tempo il gol del raddoppio con il portiere di casa Boccanera che commette una ingenuità andando a finire addosso ad Abreu in area. Per Barbiero di Campobasso ci sono gli estremi del calcio di rigore con Galesio che trasforma con freddezza spiazzando l'estremo biancorosso per il 2-0 ospite con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al decimo i padroni di casa riaprono però la partita con Martinez che su punizione dai 25 metri beffa Palombo per il gol che dunque dimezza lo svantaggio. Matese 2, Vastese 1. Ci credono ora i ragazzi di Fulvio D'Aderio che al 13esimo hanno una opportunità potenziale con Mamona che in area però mette di testa sopra la traversa. Spinge continuamente la formazione di casa che fa tanto possesso palla costruendo poi al 37esimo una ghiotta occasione con Palombo che però dice no a Martinez. Si arriva così ai minuti finali della gara con la pressione locale che però non produce azioni pericolose e con il Matese che così al 96esimo può festeggiare la nona vittoria nelle ultime 15 gare. Per la squadra abruzzese domenica ci sarà la gara in casa della capolista Campobasso mentre il Matese ospiterà la seconda forza del torneo notaresco, un incrocio che dirà tanto anche sulla lotta promozione. Per la Vastese un ritorno in campo comunque positivo al di là del risultato, ora la gara in terra molisana sperando di poter recuperare ancora più forze. E adesso parliamo di volley. In A2 perde dopo il 3-2 di gara 1 anche il secondo round dei playoff la Sie Cortona contro la corazzata Siena. Nel recupero di B1 femminile le teatine della Connetti cedono per 3-0 sul campo del Casal dei Pazzi. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Problema con l'audio di questo servizio che vi riproporremo nella seconda edizione del nostro telegiornale alle ore 19. Prima di chiudere vi diamo l'ufficialità del rinvio delle prossime tre partite del Pescara perché la ASL ha firmato il provvedimento che pone
la squadra in isolamento fino al 26 di aprile, dunque i tre match prossimi a partire da quello di sabato con la Virtus Entella e poi con Cosenza e Reggiana dovranno essere recuperati in un secondo momento quando poi la squadra tornerà negativa ai tamponi al Covid-19. È davvero tutto per questo appuntamento con il TG6. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata.